Come funziona il versamento della caparra? Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo utilizzato il termine caparra e certamente ne abbiamo versato una, anche solo per l'acquisto di un semplice oggetto. Ma qual è il significato di questo termine? Come funziona il versamento della caparra nel mercato immobiliare? Ma prima di iniziare vi chiedo di mettere un bel mi piace cliccando sul pollicione qui sotto, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti gli aggiornamenti e i prossimi video e soprattutto iscrivetevi al canale. Partiamo dalle origini. Il termine caparra deriva dal latino e significa prendere un pegno. Impegnarsi dunque. Ecco perché per caparra si intende una somma di denaro con cui ci impegniamo ad acquistare qualcosa. Si tratta di una forma di garanzia per chi è intenzionato ad acquistare il bene, ma anche per chi vende il bene stesso. Nella compravendita immobiliare la caparra viene richiesta alla firma del contratto preliminare. Non tutti sanno che non esiste un solo tipo di caparra, ma diverse tipologie di caparra. Caparra confirmatoria, caparra penitenziale. Cercherò di spiegarvi in modo semplice le differenze. La caparra confirmatoria è disciplinata dall'articolo 1385 del Codice Civile. Si tratta della somma di denaro che l'acquirente versa per garantire il suo impegno all'acquisto dell'immobile. In questo caso, se l'acquirente cambia idea e non vuole più acquistare l'immobile, perde del tutto la cifra versata come caparra. Se invece è il venditore a ritirare la casa dal mercato o comunque decide per qualunque motivo di non vendere più la casa, dovrà restituire la caparra per intero e pagare anche una penale pari all'importo ricevuto. Faccio un esempio concreto. Se versate 20.000 euro come caparra per una casa e poi decidete di non finalizzare l'acquisto, perderete quella somma perché siete venuti meno all'impegno preso. Se invece versate gli stessi 20.000 euro ed è il venditore a venire meno all'impegno, questo dovrà restituirvi per intero i 20.000 euro e pagare una penale di altri 20.000 euro. In questi casi è facoltà delle parti rivolgersi al giudice per ottenere l'esecuzione del contratto o un ulteriore risarcimento. Passiamo ad un altro tipo di caparra, la caparra penitenziale. Si tratta sempre di una somma di denaro concordata tra le parti, da corrispondere in caso di recesso dal contratto. In presenza di una caparra penitenziale non ci si può appellare al giudice perché è già stabilita la cifra per un eventuale mancato impegno di una delle parti. Quanto si versa di caparra? Nell'ambito della compravendita immobiliare la caparra di solito è fissata al 10% del prezzo complessivo, ma ci può essere anche un accordo tra le parti. Essendo una somma di denaro posta a garanzia, non è fatturabile e non si paga l'IVA. Per evitare spiacevoli inconvenienti è fondamentale che il contratto preliminare di compravendita immobiliare e il versamento della caparra sia redatto sotto la supervisione di un professionista. Sono aspetti importanti della vendita o dell'acquisto di una casa e spesso le cifre versate come caparra sono cifre importanti che per dei cavilli burocratici potrebbero andare perdute. Rivolgetevi sempre ad un professionista del settore per avere maggiori garanzie e non mettere a rischio i vostri beni o i vostri risparmi. Bene ragazzi, per oggi è tutto, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, clicca il tasto del mi piace per supportare il canale, mi farebbe veramente piacere, clicca sulla campanellina per non perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima, ciao!